Perché studiare ancora la filosofia? E questo è il tema di un'appassionante tavola rotonda allestita nella libreria La Terza di Bari. Si sono confrontati, in un dibattito moderato dall'editore, docenti di filosofia dell'Università Aldo Moro e dirigenti scolastici dei licei scientifici Salvemini e Scacchi. In cosa consiste l'utilità della filosofia? Un dirigente di scuola superiore non può fare a meno di collegare l'interrogativo allo sviluppo delle competenze. Quali competenze costituiscono un valore aggiunto per il giovane che esce dalla scuola dopo un percorso di studi e va o all'università o al lavoro o in mezzo agli altri? Le competenze devono essere valutate anche in riferimento all'utilità che ne deriva dal possederle. Sentiamo gli opposti punti di vista di due studenti iscritti al primo anno del corso di laurea in filosofia. Confrontare i propri saperi e la propria passione con ciò che in realtà magari sei riuscito a comprendere o a fare studiando. Non c'è motivo di accostare utilità e filosofia. Ognuno poi sa, se ci arriva, farne quello che può. Una lucida analisi del perché studiare ancora filosofia la effettua il professor Pasquale Porro, sottolineando quella che è la specificità dell'argomentazione filosofica, differente da una comune capacità di pensiero critico. Saper argomentare significa saper riconoscere i criteri di validità di un'argomentazione, quali inferenze sono corrette e quali no, esibire questi criteri in modo che chi ci ascolta possa riconoscere quello che stiamo dicendo, renderli possibili di falsificazione, cioè l'altro deve poterci confutare, noi possiamo. Questo presupporrebbe, ad esempio, come normalmente nel mondo anglosassone, che venisse potenziata la capacità argomentativa non generale, non pensare criticamente, ma partire dai fondamenti logici di quello che si pensa. Saper argomentare significa saper ragionare in termini coerenti. Da questo punto di vista, i chiarimenti terminologici diventano un indispensabile presupposto per portare avanti argomentazioni coerenti e rigorose. E risulta così evidente, con un esempio tratto dall'attualità, quella che è l'utilità della filosofia per l'intera società. L'introduzione del pareggio di bilancio nelle Costituzioni dei paesi europei. È a questo che serve un filosofo, a far vedere che storicamente l'idea stessa di Stato è nata e ha finalità totalmente diverse da quelle di una famiglia, di un'impresa, di un'associazione non di lucro, e che mettere il pareggio di bilancio nella Costituzione è una cosa insensata, assurda, di là delle cose comuni. Questo è un esempio di come in generale la filosofia può rimettere in discussione anche a livello socio-economico dei dati che appaiono scontati.